Un giovane che intraprende questo lavoro, secondo me, deve innanzitutto avere grande passione, umiltà, perché è un'attività che richiede anche una certa forza, quindi è importante partire da queste basi. E poi una caratteristica che, essendo un lavoro a contatto col cibo, raffinare molto il proprio palato, cioè avere una sensibilità al gusto molto diretta. Queste secondo me sono delle caratteristiche importanti per fare questo lavoro. E poi dopo, di conseguenza, arrivano altri aspetti che sono la curiosità, l'aggiornarsi sempre, studiare perché è fondamentale, avere sempre coscienza che tutto quello che viene fatto può essere migliorato. Quindi questi sono aspetti che uno deve cercarseli dentro, quindi lo stimolo continuo deve trovarselo con se stesso, non deve aspettare che siano gli altri a riconoscerlo o a dire delle cose per andare avanti. Bisogna sempre da soli riuscire ad andare oltre, a superare e a capire che le cose che si sono fatte oggi, domani possono essere fatte molto meglio. Queste secondo me sono le caratteristiche principali che bisogna avere quando si intraprende questo lavoro. Il fatto di rendere felici innanzitutto gli ospiti e sapere che comunque con un piatto, con un cibo, riesco a trasmettere un messaggio importante di piacere, quindi creare piacere agli altri. Il mio lavoro serve a creare piacere agli altri, quindi automaticamente, di conseguenza, anch'io vivo questa sensazione. Lo chef, chiamiamolo così, o il cuoco, deve avere una conoscenza molto più ampia di quello che uno si immagina, quindi una certa preparazione nella gestione, una certa preparazione in relazionarsi con lo staff e col pubblico, quindi richiama veramente tante caratteristiche che bisogna avere oggi. È ovvio che la prima e la principale è la conoscenza del cibo, ma questo normalmente deve diventare un aspetto quasi scontato. Poi dopo l'evoluzione uno se la cerca in continuazione dentro di sé, quindi lo sviluppa sempre sapendo che tutto questo può portare a altri meccanismi che fanno riconoscere quello che uno sta facendo, però bisogna sempre continuare ad ampliare i propri orizzonti professionali.